Buongiorno a tutti, siete qua su Radio Divoc 19 e adesso vi dirò chi abbiamo qua. C'è scritto anche come titolo, quindi non è una sorpresissima, però dai, vi lascio in suspense lo stesso che magari non avete visto il titolo. Allora, andiamo a sentirci un attimo la pubblicità e poi vi dico tutto. Non parte la pubblicità. Ottimo. Non parte la pubblicità. Allora vi presento subito, e ve la mando dopo la pubblicità. Vi presento subito Gabriele Sbatella, il grande uomo gatto di Sarabanda, ve lo ricordate? È qua con noi. Buongiorno Gabriele. Ciao, buongiorno Samuel, buongiorno a tutti quanti quelli che ascoltano e davvero auguro a voi un buon divertimento, un buon ascolto, una buona giornata, un buon lavoro e un buon tutto quello che state facendo. Grandissimo. Allora, come la stai vivendo questa pandemia, Gabri? Come la sto vivendo, ragazzi, la sto vivendo come tutti. Sto alla finestra in attesa di nuove disposizioni da parte di quelli che ci governano. Nel frattempo mi sono dato molto alla lettura, ho imparato a usare meglio alcuni programmi che mi fanno comunicare con gli amici, ma anche a livello lavorativo. E poi, insomma, sono andato anche a fare la spesa, ovviamente bardandomi con mascherine, guanti e quant'altro, insomma, ho cercato di fare la vita di tutti i giorni anche con le rispettive limitazioni. Però c'è una novità, c'è una novità perché da un paio di settimane è uscito il mio nuovo singolo, è un inedito che si chiama La indovino con una che, diciamo, riprende il titolo, la famosa frase di Sarabanda, che noi dicevamo nel gioco dell'asta musicale, La indovino con una, Sì, sì, sì. e l'ho realizzata insieme a Alealo e Luchino, che sono due DJ della zona di Vercelli davvero molto, 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 molto bravi, e ovviamente insieme alla RM Production di Isabel Stasi, che è la mia agenzia, la mia manager con cui mi trovo benissimo, e quindi spero veramente che si possa sbloccare questa situazione perché francamente stiamo vivendo tutti quanti noi artisti, ma anche un po' diciamo il paese, stiamo vivendo in una sorta di limbo. Non sappiamo quando si potrà, diciamo, tra virgolette, tornare alla vita normale, anche se, insomma, la normalità, non sappiamo, insomma, se e quando ci sarà. Però io che abito al mare a Porto San Giorgio, ieri sono andato a farmi una passeggiata Sono andato a farmi una passeggiata sul lungomare e ho visto con immenso piacere, ho visto gente che era a passeggiare sul mare, gente che era sulla spiaggia, insomma, e qualcuno ha messo anche i piedi a bagno nell'acqua, qualcuno correva, ovviamente cioè tutte le persone che ho visto, gran parte di loro avevano la mascherina, insomma, erano tutti, diciamo, a quella distanza di sicurezza che ci hanno detto. C'è voglia d'estate, anche perché, insomma, qui la mia cittadina vive di turismo, ma anche tutte le città sul mare delle coste italiane vivono di turismo e veramente non vedono l'ora che arrivino le belle giornate, il bel caldo per poter godere, diciamo, dell'aria di mare e prendere anche, perché no, sempre se sarà possibile, la tintarella. Speriamo, intanto adesso ti faccio, beh, meno male che allora hanno seguito, almeno nel tuo paese, le norme che, Guarda, ecco. guarda, ti dico, io cioè, lo dico perché, voglio dire, lo faccio per, eh, no, eh,
per dare il buon esempio a tutti. Io quando esco mi metto e vado in giro con la mascherina, cioè voglio praticamente che, cioè, non voglio essere etichettato come un untore, quindi cioè ci tengo a mettere. Beh, un uomo colto come te non credo che mi cade in questo bicchiere d'acqua, capito? Che no, assolutamente. Guarda, ecco, ecco. Guarda, io ne parlavo l'altro giorno con i miei. Io quando ci sarà questo vaccino, quando ci sarà, perché dicono che arriverà, non si sa quando, però comunque so che è in arrivo. Quando ci sarà questo vaccino, io me lo farò, lo faccio non solo per stare sicuro io, ma per far stare sicuri tutti, perché noi che facciamo, beh, io ma anche tutti quanti quelli che lavorano nel settore dell'intrattenimento, non soltanto gli artisti, penso anche a quelli che lavorano nei bar, penso a quelli che lavorano a contatto con il pubblico anche non facendo lavori artisti, quindi gente che lavora al supermercato, insomma gente che lavora negli uffici, cioè, secondo me se lo devono fare, perché è un gesto responsabile verso se stessi, ma soprattutto è un atto d'amore nei confronti del prossimo. Allora, c'è tanto da dire, perché, nel senso, c'è chi è che non prende medicine, tipo come me, sono d'accordo con quello che dici, ma io la vedo un attimo diversa, perché io non prendo medicine, sono tipo 4 anni che non prendo medicine, e quindi vorrei stare lontano. No, però ti capisco quello che vuoi dire, sì, ti capisco benissimo. Assolutamente, voglio dire, uno poi dice quello che pensa. Io per quello che mi riguarda rispetto le idee di tutti, rispetto le tue idee, rispetto le idee di chiunque. Io per quello che mi riguarda sono 16 anni che mi faccio il vaccino anti-influenzale, sono ancora qui, quindi un motivo ci sarà, voglio dire. Perfetto. Ognuno prende la strada, sceglie la strada che vuole, insomma, ecco. Ti volevo fare una sorpresina, perché Andrea Bellotti, che conosci bene, giusto? Sì. Che vuole, ogni giorno ci fa una dedica al personaggio che andiamo a intervistare, quindi ci fa Cristiano Malgioglio, e adesso ti ha fatto questa cosa, te la faccio sentire, la mando subito, con 3B la mando subito. Ciao tesoro, mamma mia, oddio, so veramente che questo DJ Tagmas è un DJ veramente cavallone puledrone, mamma mia, ma so che in trasmissione lo presento io, il mio grande amico, è davvero un mio grandissimo amico, il grandissimo uomo gatto Gabriele, mamma mia, oddio, quante volte sono stato con lui a Sarapanda, mamma mia, gli facevo, mamma mia, l'indovino con una, sono io... Mamma mia, e gli cantavo e mi sono innamorato ma dell'uomo gatto, prendimi e poi sventolami, oddio tesoro Gabri, segnimi e riattaccami tutto, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. Ciao Radio Divoc 19, ciao Puletroni Melanzanoni, ciao! Eccolo qua, era Andrea Bellotti nei panni di Cristiano Malgioglio, è un grande. Guarda, credimi, Andrea è stravolgente, io non lo scopro oggi, cioè io ho avuto modo di conoscerlo qualche anno fa a Sanremo in una manifestazione parallela alla settimana del festival, sai che sì. Durante il festival di Sanremo ci sono a parte la gara, ma ci sono anche moltissime iniziative organizzate da non solo dal Comune di Sanremo ma anche da altre persone che comunque sono una più bella dell'altra, e allora lui
e lui era lì, abbiamo fatto conoscenza, abbiamo fatto amicizia, quindi adesso, e poi lui è venuto qui, è venuto con l'RM Production e sono molto molto contento. Tra l'altro ti dico anche una notizia, non so... Intanto saluto anche la mia Fan Production, la mia famiglia Fan Production, sì, sì. E Alfonso Siracusa, e io saluto tutti quelli che sono entrati a far parte sia prima che dopo di tutti a Fan Production. Saluto tutti Fan Production. No, ti dicevo, sì. Ti dicevo una cosa che è una cosa che una cosa che volevo dire, che non so se non so quanti lo sanno, che lui 3 anni fa aveva fatto il provino per l'edizione 2017 di Sarabanda, che aveva celebrato il ventennale di questa trasmissione condotta da Enrico Papi, da cui poi sono uscito fuori io. Allora, lui non è stato preso a questa trasmissione. Mi dispiace da una parte perché lui è molto bravo, avrebbe sicuramente dato quel tocco in più alla trasmissione, però diciamo da una parte è meglio che non l'abbiano preso, perché ma non per cattiveria nei suoi confronti, chiaro, ma sì, perché sì. Quella trasmissione, quelle 3 puntate che sono andate in diretta 3 anni fa sono state subissate di critiche sui social, la gente ha sparato a zero. Come al solito, Gabriele, allora, come al solito, è come al solito, sparano a zero, ma guarda, senza pensare. Guarda, ti dico, hanno sparato a zero perché non hanno forse soddisfatto le aspettative che la gente che la gente voleva. Più di una persona sui giornali, sulle radio, sul web, più di uno mi ha chiesto di dare la mia opinione su quelle 3 puntate. Allora, non le ho date all'epoca e penso di non darle mai, perché io ci sono stato dentro e quello che posso dire è che per me è stato un passaggio televisivo nel quale ho promosso la mia immagine, il mio lavoro dell'epoca, e quindi è stata anche l'occasione per vedere dei vecchi amici e per conoscere nuove persone. Quindi è vero che, diciamo, vabbè, io sapevo benissimo che comunque non avrei vinto, però sono andato lì con lo spirito di giocare, di divertirmi, anche se ti dico la verità, Samuele, non avevo tutta questa gran voglia di andare, proprio avevo zero voglia, perché in quel momento non me la stavo passando bene, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Allora farmi vedere non al 100% non sarebbe stato bello, però dopo sai, se io non fossi andato, poi si sarebbero scatenati i miei fan, hanno detto, ma perché non vai qua e là, allora alla fine io sono andato, ma sono andato per amore di chi mi sostiene, solo ed esclusivamente per loro. Grande. No, è giusto, perché comunque tu sei molto autocritico, sbaglio? Ah beh, infatti, no, ma... Ma è segno di intelligenza questa, non è che... Cioè... Ma più che altro... Allora, guarda, te l'ho detto, per me sei un genio della musica, quello che è fatta Sarabanda, a me mi sei entrato nel cuore, nel senso che comunque ti sei esposto al 100%. Non solo a te. Ma più che altro sai cos'è? Io, oltre a essere autocritico, lo so che magari potrebbe essere brutto dirlo, ma sono un pessimo... Salutiamo Andrea Bellotti che ci sta guardando, ciao carissimo. Sono diciamo un pessimo telespettatore di me stesso, mi piace riguardarmi in televisione, mi piace rivedermi. Ah, ti piace rivederti in televisione allora? Ah. Sì, mi piace, però io guardo, però dico, se avessi detto questo, se avessi fatto quello, vabbè, però... Sì.
Però vabbè, alla fine dei conti è bello andare sul piccolo schermo, sottoporsi alle sessioni di trucco, alle prove che fai prima della trasmissione. Poi c'è il personaggio, magari il presentatore del programma, che è lì con te a fare le prove, che ti dà dei consigli. E credimi, quando un personaggio famoso è lì con te a fare le prove, io dico che praticamente bisogna ringraziarlo, questo personaggio, perché lui mette, lui o lei mette la sua esperienza, a disposizione tua e delle altre persone che in quel momento sono con te. Quindi bisogna fare tesoro di quello che ci viene detto, ecco. Grandissimo, grandissimo. Allora, io vi dico, allora, ragazzi, andate qua, perché questo... Allora, lui, l'uomo gatto, cioè Gabriele Sbattella, vinse 80 puntate di fila nel 2002. Stiamo parlando con uno che... Scusami un secondo, che devo dire questa cosa perché devo dirla, la devo dire, perdonami, la devo dire. Vinse 80 puntate nel 2002. Lui... Laurea è il... Ok, non è che è uno che, cioè, ascolta musica e basta. Laurea in traduzione. È un passato sì, da uno... Sì, raccontaci sì, un po'. Laurea in traduzione e interpretariato, e con numerosi soggiorni di studio all'estero. Beh sì, diciamo, la musica è stata sempre la mia passione. Ma io prima di andare in TV lavoravo nei villaggi turistici, facevo l'animatore turistico. Poi dopo, un giorno, ho deciso di mettermi in gioco. È da lì che è partito, no, il nome Uomo Gatto, giusto? Sì, ma più che altro, guarda, io sono andato a Sarabanda, ma allora, giammai avrei potuto immaginare che sarei diventato campione. Giammai avrei potuto immaginare che si sarebbe scatenato un mondo dopo quella mia partecipazione. Cioè, già pensa che la sera che mandarono in onda la puntata in cui divenni campione, io avevo una paura incredibile, perché insomma, sai, tante cose, perché avevo battuto Max, che era un campione abbastanza popolare, abbastanza amato. Vediamo, però alla fine anch'io mi sono ritagliato quella piccola fetta di affetto da parte del pubblico, quella fetta di notorietà che non può non farmi piacere. Ora, io mi sono messo in gioco quella volta lì, sono andato a fare i provini, mi hanno preso a fare i provini, e poi dopo sono andato a giocare, ma consapevole di dovermi divertire, di andare un giorno in televisione. Poi ok, vado lì, mi vedo com'è la televisione, lo vedo non da spettatore ma da protagonista, e poi dopo come va, lo sapete tutti com'è andata, insomma, che sono diventato campione a mia totale insaputa, e la cosa si ricorda ancora da 17-18 sì, sì. anni, dico, questa cosa qui. È già passato così tanto tempo, porco Giulio. Sì, già è passato molto molto tempo. Cos'è che hai fatto da quando sei diventato campione, che hai vinto più di 200.000 euro, sbaglio? No, fermati. Io sono uno di quelli che non ha vinto mai il Monte Premi. Però ti davano un piccolo gettone di presenza, di presenza per ogni partita vinta, una sorta di premio partita. Ora, lo so che mi avrebbe fatto comodo vincere il Monte Premi, portarmi a casa quei bei gettoni d'oro, quello. Beh, comunque, però ti posso dire che l'affetto della gente, l'essere ricordati a distanza di tanto tempo dalle persone, e
avere ancora oggi attestati di stima, beh, vale secondo me più di qualunque montepremi. Ora è vero che non ti paga le utenze, non ti paga i soldi, diciamo, non ti paga l'utenza e non ti paga la spesa, però ti dà la forza di andare avanti in momenti difficili. Io ammetto che più di una volta sono stato giù di morale per varie vicissitudini della vita, ma anche varie vicissitudini professionali, però ho sempre avuto delle persone al mio fianco che mi hanno sostenuto, mi hanno spronato, e questo vuole dire tanto. Poi ovviamente ci sono anche quelle persone che ti stanno vicino per il puro tornaconto personale, e io ho imparato che queste persone qui praticamente ne faccio a meno volentieri. Certo. Ma so che ti piace il Milan e il Bayern Monaco. Milan e Bayern Monaco. Ok. Ma cioè è fatto parte magari di, cioè sei andato con a vederla qua, cioè hai fatto parte, diciamo, dello staff? Allora guarda, io il Bayern Monaco l'ho visto diverse volte in Germania, sia in campionato che in Coppa dei Campioni. E il Milan ho avuto modo di vederlo, beh, ovviamente per televisione, ma anche e soprattutto allo stadio, quando veniva a giocare nelle Marche, quando insomma mi potevo permettere di andare allo stadio, ovviamente permettere nel senso che gli impegni lo consentivano, ecco. Sì. Bene, io direi di mandare un attimo la pubblicità, perché comunque hai parlato per mezz'oretta. E ci vuole un bicchiere d'acqua, penso, adesso non so se più o meno, però dai, sono riuscito a far ripartire la pubblicità perché si era bloccato. Ovviamente i programmi digitali a volte lo fanno, poi basta spegnere e riaccendere e ritorna tutto alla normalità senza toccare nessuna stringa, diciamo. E mando la pubblicità, intanto ci beviamo un bicchiere d'acqua, che dici? Sì. Grande. Pubblicità. Signore e signore, ci sono novità pazzesche su www.samushogal.shop. Ci sono prodotti di altissima qualità, dalla cosmetica alla profumeria e oli naturali, tutti prodotti almeno con 5 certificazioni. Puntiamo alla qualità tutta italiana. Fatti un giro anche sulla pagina Facebook Samu Shogun, dove troverai profumi senza alcol chimico e acqua. Rimani profumato tutto il giorno. Non solo a metà. Eccoci qua, ritornati su Radio Divoc 19, ex Radio Covid 19. La pagina esiste ancora, se volete andare a mettere mi piace anche di là. Adesso ci siamo separati, ci sono 200 persone di qua e 300 persone passa di là. Ora, uniamoci su una sola radio, cioè questa radio nuova qua di Radio Divoc, e niente, così stiamo racchiusi tutti qua. Comunque vabbè, tanto si condivide tutto quanto. Allora ragazzi, abbiamo l'uomo gatto qua. Attenzione, ci sei ancora Gabri? Sì, sono qui a... Grandissimo. Sono qui a disposizione di tutti coloro che vogliono ascoltare,
e anche tua, che sei curioso di farmi tante domande, ecco. Se vuoi le domande io te le faccio. Ok. Allora, cosa hai fatto dal, visto che sono passati 17, 18 anni, 20 anni quasi, no? Cosa hai fatto da dopo il successo che comunque hai avuto a Sarabanda e ti sei fatto conoscere in tutto, in pieno, hai tirato fuori dal cappello e dal cilindro, insomma, delle tue qualità. Ora non so se ce le fate vedere tutte o meno, però a noi basta ne avanzano, nel senso, quello che ci hai fatto vedere, la genialità di fare con uno schiocchio delle dita, trovare tipo Shazam, se sei meglio di Shazam praticamente. Non so se c'era a quei tempi Shazam, forse sì. Scusami? C'era magari Shazam a quei tempi, non lo so. No, beh all'epoca, non c'era. Quando sono uscito io, a Sarabanda, internet cominciava a muovere i suoi primi passi nel nostro paese e si stava cominciando a diffondere, non c'erano tutte quelle applicazioni che ci sono oggi. Adesso proprio siamo circondati di applicazioni, siamo praticamente inondati, siamo inondati da queste cose, assolutamente. Sì, addirittura ci sono applicazioni anche per come fare il caffè, capito? Assurdo, no? Assurdo. Però vabbè, bene, meglio in più che in meno, no? Meglio in più che in meno. Ma guarda, ti dico, io... poi sta a noi la scelta, no? Non ti nascondo che qualche applicazione ce l'ho, però rimango comunque dell'opinione che la tecnologia va bene, però va saputa usare, capito? Sì, ci sta. Beh, adesso ho visto un po' che Facebook si è svuotata praticamente, perché adesso tantissimi hanno ricominciato a lavorare, no? E tantissimi. Beh, sì. Proprio. Infatti la mattina è sempre un po' più magra, no? Spero che dopo si vanno a guardare il video della diretta, perché siamo un po' pochini stamattina. Ma anche ieri ho visto che c'era... Diciamo siamo ritornati a lavorare. Lavorativamente parlando, proprio. Sì, sì, sì. Sì. E certo. O chi ha fatto la notte, tipo adesso sta dormendo, non magari la notte a lavorare, anche sì, magari cioè, sui social. Adesso, no? Piano piano si tornerà, lo spero, ad una normalità. Vero è che comunque ci siamo, e questo problema del coronavirus ci ha messo a dura prova non soltanto l'Italia, ma tutto il mondo, perché noi piano piano ne stiamo uscendo, ma sono altri paesi che si sono dentro e stanno peggio di noi, assolutamente. Ma dimmi una cosa, ma tu da Sarabanda, no? Da quando sei uscito da Sarabanda, adesso non voglio tornare sempre su Sarabanda perché hai fatto un sacco di cose. Sarabanda è stato, vabbè, comunque un avvio molto molto importante per te, perché comunque quando sei uscito, anche penso dopo la seconda puntata già c'era gente fuori che ti voleva o un autografo o comunque una foto, no? Qualsiasi sì, cosa sì, che sì, sì. Beh, ecco, dopo cosa... dopo le prime puntate già, insomma, c'è stata una sorta di curiosità. Volevano sapere chi fossi, i giornali locali hanno fatto a gara per intervistarmi e tante cose.
Assolutamente, caccia il genio della musica. Più che caccia il genio, diciamo, caccia la persona, caccia al personaggio. Sì. Beh, sei particolare, questo bisogna dirlo. Normale non... cioè, allora ci sono categorie di uomini, quelli che non si notano e quelli che si notano, insomma, penso. Certo. E tu non passi inosservato, via, ecco, quello volevo dire. Vabbè, sì, quello sicuro, sì. Perché a parte che vabbè, simpatico, sei simpatico, lo fai vedere, si vede da fuori, quindi già basta fuori, si vede già la faccia, dice tutto, no? Poi quando ti mettevi i capelli sparati tipo number one, no? Da sala 2 hardcore, tipo gli spuntoni, no? Si faceva così. Sì, ma guarda che io quando andavo lì a registrare, sì, praticamente mi sottoponevo a lunghissime sessioni di trucco, tipo praticamente io passavo un'ora buona in sala trucco e ingannavo. Ma diciamo, davvero? Un'ora ci voleva, sì, per farlo? Beh, un'ora no, però insomma aveva il suo tempo. Insomma, mi ricordo che queste sessioni di trucco, io, diciamo, i primi tempi insomma, cercavo di parlare un po' con i truccatori, con le altre persone, ma poi dopo ho trovato un metodo infallibile per far passare il tempo e soprattutto per divertirmi, cioè facevo le parole crociate ascoltando musica, quindi insomma proprio il meglio del meglio. Ma di solito le parrucchiere sono sempre carine lì in quegli studi lì, no? Sì, no, ma più che altro le parrucchieri, i truccatori, insomma è tutta una No, ma io, diciamo, dicevo a livello di gnagna, nel senso. Di gnagna. Sì, ecco. ma anche le ballerine. Anche le ballerine stanno fatte con loro, Cioè, insomma, le conosciute di gnagna. Come si dice, no? Beh, sì, diciamo che ho avuto le mie brave conoscenze, ecco. E quindi dopo, quando sei uscito fuori da Sarabanda, dopo hai fatto magari, non so se sei andato nei locali, comunque come... Ma guarda, ti dico, io quando sono uscito da quel programma, quando sono stato eliminato, io ho detto vabbè, dico adesso finisce qui, tornerò, stavo cominciando a contattare varie agenzie per ripartire come animatore, come stagione estiva, perché ho detto ok, certo, quella cosa è finita, torniamo alla vita di prima. Solo che dopo sono arrivate richieste da parte di locali notturni che mi volevano come ospite, e quindi alla fine ho detto ma chi me lo fa? Ripeto, io non rinnego assolutamente l'animazione turistica, perché mi ha dato tanto e anch'io ho dato tanto a questo lavoro, però è un lavoro comunque bello, ma è un lavoro molto difficile, perché non solo porta via moltissime energie fisiche, ma soprattutto devi stare comunque, anche se magari ti è arrivata da casa una brutta notizia, comunque devi stare sempre con il sorriso stampato sul volto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Insomma, sì, è vero che è bello stare con il sorriso, però c'è anche un momento dove tu devi stare con te stesso, devi riflettere, tra virgolette, prendersi un attimo un po' di tempo per te, perché è giusto che sia così. Quello che io ho imputato, diciamo, al mio lavoro, ma non tanto al mio lavoro quanto
alla persona che all'epoca era il mio capo animatore, se lo posso chiamare così perché tutto era tranne che un capo animatore. Ah, sì? Quello che gli imputo è che lui praticamente, quando ci sono stati gli attentati a New York dell'11 settembre, sai, avremmo dovuto fermarci tutto, fermare almeno per una sera e poi magari riflettere su quello che era successo e farsi delle domande. Lui no. Lui ha preferito fare la serata, e per giunta era una serata di cabaret. Scusami tanto, ma fammi capire, ma allora voglio dire, ma non ci stai con la testa? Vabbè, oggi siamo positivi, siamo tranquilli. Sì, però voglio dire, ma allora, ripeto, io sono positivo perché alla fine lo sono. Vabbè, volevi dirla. Era una mia considerazione che facevo. Sì. Ovviamente io sono sempre, cioè se c'è da essere positivi... Ambasciatore non porta pena. Sì, assolutamente. Non faccio da ambasciatore. Nel senso, ognuno è responsabile di quello che dice, quindi io non l'ho vissuta, quindi non posso parlare, nel senso, purtroppo non sono coinvolto, se no ti potevo dire la mia, diciamo, più che la mia, non potevo. Comunque, tutto quello che vuoi dire, dillo, che tanto qua non c'è problema, assolutamente. Anzi, ma vabbè, più che altro che dire, io spero veramente che si torni quanto prima a esibirsi nelle serate, a divertirci. E io con la RM Production, che è l'agenzia per la quale lavoro, orgogliosamente Di Flavio, no? Di Flavio Zini. Com'è? È di Flavio? Sì, è di Isabel Stati e Flavio Zini. Insomma, è di Isabel Stati. Ora, okay. Voglio dire, io sono molto contento di stare con loro e francamente non vedo l'ora che si ricominci a vivere, si ricominci a esibirci e soprattutto cerchiamo di contagiare positivamente il pubblico con la nostra energia. Anzi, volevo ringraziarla anch'io, la tua agenzia, perché ci ha dato la possibilità di incontrarci, di parlarci, eccetera. E la saluto, vuoi dirlo tu come si chiama l'agenzia? RM Production, li saluto e un abbraccio forte a loro. Bravissimi ragazzi, molto... insomma, non ci ho messo neanche più di tanto, ho chiesto, mi hanno dato. E sono stati veramente certo. Fantastici. Li adoro, io adoro Flavio. Bene, perché conosco solo lui per ora. Poi dopo, quando riaprirà magari il tutto, poi magari ci andiamo a mangiare una pizza tutti quanti insieme. Sì, assolutamente. Una foto con l'uomo gatto io non me la devo perdere, io ce Ma la certo, devo avere. Certo. E quando partirà il tutto mi prendo la mia Nikon, nuova di pacca, e vado a fare metto la card nuova e vado a fare la foto con l'uomo gatto. Ditemi quello che volete, ma io andrò a fare la foto con l'uomo gatto, punto. Va bene. per me sarà un enorme piacere, grandissimo. Quanta distanza ci sarà tra me e te? Insomma, noi facciamo conto che siamo ad Arona, no? Arona Novara. Sì. Tu sei nel paese? Sono a Porto San Giorgio, quindi sarà circa... Regione? Sarà circa, facciamo un 500-600 chilometri buoni, ecco. Ah, cavolo, sei quasi vicino a Roma, allora. 600 chilometri? No, vicino a Roma no, perché noi a Roma, noi con Roma ci dividono circa un 300 chilometri abbondanti. Ok, in che regione sei? Marche. Ah, nelle Marche. Io sono stato a Fermo, sì. Ed è stato... È Fermo, è vicino a casa mia. Fermo Ma è dai. A 7 chilometri da Porto San Giorgio. Ah, perché io prima avevo delle macchinette automatiche,
avevo un negozio di macchinette automatiche e andavo a rifornirmi alla McFarland, che praticamente oggetti erotici, no? Giocattoli erotici per adulti, e io li vendevo tramite macchine automatiche, no? Le solite macchinette automatiche. E mi andavo a rifornire proprio a Fermo, che c'è una fantastica fabbrica. E saluto Eros, se ci sta sentendo, che poi c'è, cioè, McFarland, ok, si chiama, Sì, beh, abbiamo capito, è lui quello che abbiamo capito vende e si il chiama Eros. gioco, sì, il giochino di parole. Sì. Comunque, beh, è una fantastica fabbrica italiana che anche in America è molto nota, eccetera. Esporta in tutto il mondo. Detto questo, bellissimo posto Fermo, non conosco il tuo paese, ma Fermo mi piace un Ma sacco. guarda che Fermo praticamente è attaccata a Porto San Giorgio, cioè Fermo è su una collina, ma anche delle parti in pianura, e Porto San Giorgio è proprio immediatamente vicino. Tra l'altro ero andato, Gabri, ero andato io quando c'era stata l'alluvione, cioè o l'anno prima o il mese prima, non ricordo. No, il mese prima no, è passato un po' di tempo. Però più o meno quando c'è stato quell'alluvione pazzesco che ha allagato praticamente tutto, te lo ricorderai bene. Sì, beh, Ecco, sì, quegli anni là. me lo ricordo bene purtroppo, perché quello fu un avvenimento di cui si parlò molto sui giornali. Io me lo ricordo perché all'epoca collaboravo con un giornale qui delle Marche, che adesso non c'è più, e mi misero, tra virgolette, in stand-by per andare a coprire questa storia. Anche se io comunque sono un giornalista di sport, però mi dissero: guarda, preparati perché potresti essere chiamato per andare a dare una mano in cronaca. E poi fortunatamente non servì, e quindi non, diciamo, rimasi a casa. Però ricordo benissimo questa storia, e ricordo che purtroppo, insomma, è stato pagato un prezzo abbastanza salato, ecco, a questa storia qui. Eh sì, assolutamente. Ma senti un po', ma Papi lo senti ancora? Siete rimasti Guarda, amici? io Com'è? Enrico, guarda, guarda, io Enrico, guarda, io Enrico, cioè, non lo vedo più da 2 anni, quando sono stato a Guess My Age. Io so che lì a TV8, che è poi stato un canale di Sky, Sì. e so che il programma gli va discretamente bene, quindi non posso non essere felice. So che avrebbe dovuto riprendere un gioco tipo Sarabanda in questo periodo, ma poi come stai, hanno Hanno fermato bloccato. tutte le produzioni televisive perché a causa, insomma, di questo problema si è bloccato un po' tutto. Certo, per la pandemia, certo. Se no, vabbè, comunque, cioè, appena parte Papi, parte anche te, eh. Sono Ma sicuro. sì, ma Cioè, ti adora. guarda, guarda Samuele, ti dico questo. Allora, chi mi conosce sa benissimo che io non amo andare a elemosinare spazi in televisione, alla radio, sui giornali, sul web e quant'altro. Se mi chiamano vado, viceversa sto bene dove sto. Ah, vedi, c'è quello che insiste, no? Che sta lì e va là e per favore fammi questo, per favore fammi fare un'intervista, per favore fammi entrare in televisione anche 5 minuti. C'è gente così, però non è assolutamente il tuo Ce caso perché tu non hai bisogno di, diciamo, di queste cose. n'è. Guarda, io non voglio autoincensarmi, però una cosa la voglio dire. Io so stare al mio posto. Ecco, bravissimo, perfetto, assolutamente. E io su questo ti faccio un applauso. Perché bisogna rimanere umili Ah come beh, si ma è, anche. guarda che
guarda che è l'unica, bisogna, è l'unica ricetta. Questo è il motto del 2020. Per andare avanti, non solo nel mondo dello spettacolo, ma della vita in genere, è proprio l'umiltà, se non hai quella, specialmente adesso, specialmente adesso, se non lo capiamo adesso, se non lo capiamo adesso che ne usciamo da, cioè basta con quelle cose di prima, le cose di prima sono di prima, adesso andiamo adesso, nel senso, se sei stata una persona cattiva ieri, comincia da oggi in poi, migliorati, ma proprio, ma non lo so, ma guarda, credimi, io è vero che di solito bisogna dare una seconda possibilità a tutto. Però ci sono altre persone, questo va detto, che questa seconda possibilità non se la mettono. Lo so, però bisogna darla, perché magari non abbiamo capito una cosa noi, che ci è sfuggita un'informazione, che poi magari ci si pente. Quindi una seconda possibilità anche per te stesso, cioè l'ho capito fino in fondo, quella ragazza. Il discorso che ha detto l'ho capito veramente, fammelo risentire, fammici riparlare, e da lì magari può cambiare tante cose, no? Però sai cos'è questo? Purtroppo la gente ragiona, purtroppo la gente non ascolta la testa e il cuore, ascolta la pancia. Quello che dobbiamo imparare tutti è fare un po' tutte e due. Sì. Dovremmo farlo da adesso in poi. È facile, fai da oggi. Da adesso, anche da prima dell'esplosione di questo problema, ripeto. Sì. Però dai, diciamo, la seconda possibilità bisogna darla un po' a tutti. Certo. Io rimando la pubblicità perché stiamo quasi al termine, Gabri. Non so se ti sei accorto, ma sono le 11.21. Vedi quanto abbiamo parlato. Sì, le 11.22 al mio orologio. Adesso è scattata anche a me, 11.22. Assolutamente. E mando la pubblicità, anzi, vuoi mandarla tu? Ok, pubblicità. Grandissimo. Signore e signore, ci sono novità pazzesche su www.samushogal.shop. Ci sono prodotti di altissima qualità, dalla cosmetica alla profumeria e oli naturali. Tutti i prodotti almeno con 5 certificazioni. Puntiamo alla qualità tutta italiana. Fatti un giro anche sulla pagina Facebook Samu Shogun, dove troverai profumi senza alcol, chimico e acqua. Rimani profumato tutto il giorno. Non solo a metà. Ok, eccoci qua, ritrovati su Radio Divock 19. Io direi di salutare il grandissimo Gabriele Sbattella, detto anche l'uomo gatto, il famoso uomo gatto. E ti voglio ringraziare, Gabriele, intanto di averti conosciuto veramente, cioè grazie, grazie di essere così, molto alla mano, molto umile, molto... scusa, ti avevo silenziato, non ti... hai detto cerco di essere me stesso. Certo, cerchiamo, perché alla fine anche un po' tutti, no? Hai detto proprio bene, no? Cerchiamo di essere... Perfetto, che dire, grazie mille Gabriele, grazie mille. Grazie a te, grazie, un saluto a tutti quanti voi. Ciao, ciao, Gabriele Sbattella, ciao. L'uomo gatto. A presto, magari ci andiamo a mangiare una pizza assieme. Voi tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok ragazzi, avete sentito qua su Radio Divock 19 Gabriele Sbattella, l'uomo gatto, è stato qua su Radio Divock 19. Un saluto da DJ Takmas, da Alfonso Siracusa che è regia, e tutta da tutta Fan Production. Ciao a tutti, ciao.